SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Buonasera e ben ritrovati all'edizione serale del telegiornale di Teleromagna. Come sempre tante le notizie che andremo ad approfondire insieme, tanta cronaca questa sera, ma anche spettacolo, solidarietà e molto altro. Prima però i titoli. Serve dialogo tra istituzioni e cittadini sul delicato tema dell'accoglienza ai migranti, lo dice ai nostri microfoni l'eurodeputato Cécile Kenge a commento della situazione a Borello di Cesena. Banda in manette, arrestati alcuni ladri dell'est Europa, protagonisti di furti a Ravenna e a Forlì, avevano appena rubato 1000 pacchi di sigarette in un bar. 420 milioni per i trasporti sono stati stanziati dalla regione per il 2017. Si interverrà sia sulle strade che sulla rete ferroviaria. Oltre 22 milioni serviranno per rinnovare il trasporto pubblico locale con nuovi mezzi. Sconfiggere il cancro al seno. Durante la consueta serata di gala dell'Istituto Oncologico Romagnolo sono stati raccolti oltre 35.000 euro per finanziare un nuovo progetto di lotta al tumore. Fellini Romagnolo, un libro approfondisce le radici del grande regista nato a Rimini nel 1920. Sfida a Treviso, per l'ora sì Ravenna, big match nel basket per i giallorossi di coach Martino che domenica affronteranno la corazzata veneta. E ben ritrovati in studio. La questione dell'immigrazione fa molto discutere. Ne abbiamo parlato con l'eurodeputato Cécile Kenge a Bruxelles. Il servizio. Onorevole Kenge, la questione immigrazione e profughi colpisce come tutta Italia anche il territorio della Romagna. A Cesena, in una frazione, nasce un comitato di cittadini che protesta contro l'arrivo di nuove persone per una casa di 15 persone. Che cosa vuole dire a queste persone? Ma io credo che la cittadinanza, ma anche tutte le persone sul territorio, hanno bisogno di essere rassicurate, ma hanno bisogno anche di informazione, hanno bisogno di conoscere. E in questo momento noi dobbiamo stare molto attenti ad ascoltare la voce del territorio, qualunque sia la manifestazione, il modo in cui vengono manifestate, ma dobbiamo essere all'ascolto. Per cui quello che chiedo è quello che ha fatto anche il sindaco, perché io so che il sindaco Lucchi ha già incontrato il comitato e credo che sia la strada migliore da seguire, il dialogo. La Lega cavalca l'onda della paura, che cosa risponde? Io credo che le persone oggi hanno bisogno di proposte concrete per la prevenzione dei conflitti, ma anche per poter dare delle risposte mancate a quello che è la crisi economica o anche tante altre crisi che si sono sovrapposte. Quindi credo che la Lega farebbe meglio a non utilizzare il corpo dei migranti o il corpo degli altri per fare la propria campagna. Dovrebbe tirar fuori delle idee se ce l'ha. Una accoglienza che per il nostro paese è molto costosa. Da Bruxelles cosa si discute, cosa si fa? Questo è il punto difficile, perché da Bruxelles, diciamo dall'istituzione europea, noi oggi siamo in enorme difficoltà e il nostro ruolo qui al Parlamento europeo, ma anche dentro l'istituzione europea, diventa importante, perché noi stiamo chiedendo la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità, ma anche sul piano finanziario. E purtroppo oggi c'è una crisi di solidarietà fra i diversi Stati membri che non riescono a capire che l'Europa soltanto insieme, agire insieme, come una comunità di uno Stato federale di 500 milioni di abitanti possiamo trovare una soluzione.
Su tr24.it ora per una notizia davvero forte che arriva da Rimini. Un uomo di origini straniere è stato arrestato dalla squadra mobile della polizia di Rimini con l'accusa di aver stuprato una bambina di 6 anni. È stata la madre di questa ad accorgersi che qualcosa non andava. La piccola infatti era sanguinante. Secondo quanto emerge, la violenza si sarebbe consumata in auto mentre il padre della bimba guidava e con altre persone presenti. L'uomo, una volta allertata la polizia, ha tentato la fuga ma è stato fermato e condotto in questura per poi finire in carcere su disposizione del sostituto procuratore che ne ha convalidato l'arresto. Si tratta di un 34enne senza fissa dimora con precedenti per rapina, straniero e clandestino. Su una mano avrebbe avuto ancora le tracce della presunta violenza. La bambina, che ha indicato nell'uomo il suo aggressore, è stata portata al pronto soccorso. Altra notizia di altro tenore: ha tentato di esportare capitali durante una verifica fiscale. La Guardia di Finanza di Cesenatico ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di 180.000 euro ad un imprenditore cinese, gestore di un laboratorio di produzione di borse, in quanto riconducibili ad attività di frode fiscale. Il provvedimento, convalidato dal GIP Giorgio Di Giorgio, è stato richiesto quando le fiamme gialle cesenaticensi, nel corso di una verifica fiscale, si erano accorte dell'intento di esportare i capitali tenuti in banca. Già i preliminari controlli avevano evidenziato che il cinese utilizzasse fatture false emesse da altri connazionali. Successivi approfondimenti hanno consentito di riscontrare che l'imprenditore aveva utilizzato dal 2012 al 16 fatture relative a lavori mai eseguiti di confezionamento di borse per un valore di circa 400.000 euro. Avevano appena rubato 1.000 pacchetti di sigarette, un PC, un cellulare e il fondo cassa da un bar di Forlì, ma la loro fuga è terminata ad un posto di blocco dei carabinieri a Ravenna. Allora, immagini e particolari nel servizio. Posto di blocco sulla Ravegnana, un posto di blocco che ha dato ottimi frutti per le forze dell'ordine. Sì, è la risposta dell'arma dei carabinieri all'istanza di sicurezza che in questi giorni ci è pervenuta. Erano le 3 di notte quando sulla via Ravegnana, per l'appunto, una nostra pattuglia ha intimato l'ALT a questa autovettura, una Mercedes di grossa cilindrata, con a bordo 3 cittadini dell'est europeo. A bordo i carabinieri hanno scoperto un ingente quantitativo di refurtiva, sigarette in particolare, che erano state rubate poco prima in un bar tabaccheria annesso ad un'area di servizio di Forlì. Non basta, uno dei carabinieri ha riconosciuto tra i 3 fermati un individuo che 2 notti prima si era rapidamente allontanato dal luogo di commissione di un furto in abitazione. Furto in abitazione che era stato commesso in località Coccolia ed in concomitanza di un altro tentativo di furto. Pertanto nei confronti delle 3 persone che sono in stato di arresto e vengono associate alla casa circondariale di Ravenna si sta procedendo anche per le ipotesi di furto verificatesi nei giorni scorsi nel forese di Ravenna. Un'ultima ora ancora, sangue sulle strade della Romagna. Poco dopo le 16, una 57enne di Brisighella ha perso la vita nello schianto contro 2 auto. L'incidente è accaduto sulla Brisighellese nel Faentino. L'uomo stava viaggiando a bordo di una Ford Fiesta in direzione Faenza quando, per causa in fase di accertamento, ha sbandato andando a scontrarsi frontalmente con una Fiat Panda e poi contro una seconda vettura, una Giulietta, che percorrevano la strada in direzione opposta. L'autista della Fiesta è morto sul colpo, la sua auto nell'impatto si è girata di 180 gradi. La donna con figlio a bordo della Giulietta e il 60enne che guidava la Panda hanno riportato solo lievi ferite e sono stati trasportati all'ospedale di Faenza. Sul posto sono intervenute 2 ambulanze, l'auto medicalizzata e vigili del fuoco, oltre alla polizia municipale che sta procedendo con i rilievi del caso. Un incendio si è scatenato in un capannone invece a Miramare di Rimini giovedì sera. L'allarme è scattato attorno alle 21.45 in via Marvelli, vicino alla pista dell'aeroporto. Secondo quanto emerso, le fiamme hanno completamente avvolto la struttura adibita ad officina e piena di attrezzature. Vista la presenza all'interno di bombole per fiamma ossidrica, si è temuto il peggio, ma queste non sono esplose. Sul posto i vigili del fuoco con 3 autobotti che hanno lavorato fino all'1.30 di notte per spegnere il rogo. Il capannone
è stato poi dichiarato inagibile e messo in sicurezza. Non si conoscono al momento le cause che hanno scatenato il violento incendio. La Polizia di Stato è intervenuta per indagare su quanto accaduto. I carabinieri del NOE invece di Bologna hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Ravenna a carico dello stabilimento ravennate per la trasformazione dei semi oleosi Bunghe Italia S.p.A. Il provvedimento convalida quello emesso in via d'urgenza dalla Procura ravennate il 19 novembre, mantenendo così il vincolo del sequestro sulla porzione dell'impianto deputata all'attività di spremitura dei semi di soia, ritenuta essere la fonte delle emissioni lamentate dalla cittadinanza. Due amministratori della società sono indagati per getto pericoloso di cose in continuazione. Nell'ambito di un'indagine scaturita da articoli di stampa sul disagio lamentato dagli abitanti delle frazioni di Marina di Ravenna e Porto Corsini, in prossimità dell'impianto industriale. E parliamo ora di economia. Le imprese a Rimini crescono, ma di poco. Una congiuntura, quella presentata dalla Camera di Commercio riminese questa mattina in chiaroscuro. Vediamo. Prosegue l'impegno della Camera di Commercio di Rimini di analisi dei dati e diffusione dell'informazione economica per fornire un quadro aggiornato della situazione del territorio. L'economia nel terzo trimestre del 2016 è caratterizzata dai buoni risultati del settore manifatturiero, che segna un più 2,7%, ma anche dalle difficoltà che continuano in due settori specifici. A partire da quello dell'edilizia, qui si registra una diminuzione del fatturato dello 0,3% rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda invece il commercio, le vendite al dettaglio mostrano una diminuzione del 2,3%. Soddisfatti perché leggiamo alcuni dati che riguardano la provincia di Rimini positivi finalmente rispetto alle medie regionali. Sul fronte dell'occupazione, dati positivi soprattutto nel settore del turismo e servizi. E purtroppo leggiamo fattori negativi di calo anche per il 2016 sul fronte del commercio e anche dell'agricoltura. Dato molto positivo che ci rende orgogliosi è l'alternanza scuola-lavoro, dove la provincia di Rimini risulta la terza provincia, pensate, in Italia. Altro segnale positivo, dopo 3 anni di calo riscontriamo un incremento del numero delle imprese iscritte. Arrivano fondi pubblici per il trasporto pubblico, previsti per il 2017, importanti investimenti nella nostra regione. Sentiamo. Sono 420 milioni i fondi destinati al settore trasporti che la Regione stanzierà per il 2017. Di questi, 51,3 serviranno per il trasporto pubblico locale, sia autofiloviario che ferroviario, 12 milioni in più rispetto al 2016. L'intervento, messo nero su bianco all'interno del progetto di legge per il bilancio di previsione 2017-2019, è stato illustrato ieri durante la seduta della Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità, presieduta da Manuela Rontini, e permetterà di garantire la copertura delle agevolazioni tariffarie e l'acquisto di nuovo materiale ferroviario. Proprio per quanto riguarda il trasporto di merci su rotaie, la Regione ha messo in previsione uno stanziamento di 400.000 euro che servirà per implementarlo. Altri 700.000 euro sono stati assicurati per gli interventi riguardanti la navigazione interna. Infine, 250.000 euro, 100.000 in più rispetto al 2016, sono le risorse destinate all'Osservatorio per la sicurezza stradale. Dei 420 milioni destinati ai trasporti, ben 370 provengono dal Fondo Nazionale del Trasporto Pubblico, la totalità delle risorse messe a disposizione dallo Stato per l'Emilia-Romagna. Con le risorse statali, la Regione interverrà sia nel settore stradale, con azioni locali e regionali, anche per le piste ciclabili e ciclovie, che in quello ferroviario. Infine, 22,6 milioni di euro serviranno per rinnovare il materiale del trasporto pubblico locale con l'acquisto di nuovi mezzi.
Lutto nel mondo del giornalismo. È morto a Bologna Gianni Bettini, uno dei redattori storici del TGR Emilia Romagna. Nei tanti anni trascorsi alla sede RAI di Bologna, Bettini era divenuto prima uno dei volti noti del neonato TG dell'Emilia Romagna, poi uno dei più competenti cronisti di sport. In particolare, nella seconda fase della sua carriera, si era affermato come la voce del basket milano-romagnolo e bolognese in particolare. Era anche stato uno dei radiocronisti protagonisti di Tutto Basket, lo storico programma RAI per gli aggiornamenti dai Palasport. Aveva concluso la sua carriera in RAI come vice caporedattore. I funerali si terranno in forma privata. Lo IOR di Forlì ha presentato a Cesena un nuovo progetto di lotta ai tumori al seno per il quale ricerca finanziamenti. Sentiamo. Un futuro libero dal cancro è possibile e lo IOR, l'Istituto Oncologico Romagnolo, è da quasi 40 anni impegnato nel perseguire questo obiettivo. Ottava edizione, lei che ha creato questo evento, che significato ha per lei questa serata? È di grande soddisfazione perché è sempre aumentato, però obiettivamente sono stato uno degli ideatori assieme al gruppo e specialmente il dottor Camagni di Cesena, l'allora presidente il dottor Massi. Ecco, ideammo questa proprio per iniziare a far conoscere l'utilità dell'istituto oncologico a livello di Cesena, proprio per essere accanto agli ammalati, ma nel contempo anche per dedicarsi maggiormente al discorso della ricerca. Questa è una serata particolare perché si sta già ripetendo da anni e ogni volta c'è sempre una grande adesione, una grande partecipazione. Molti sponsor sostengono questa iniziativa e questo segnala una grande attenzione verso quello che lo IOR sta facendo nel territorio. La ricerca che lo IOR sostiene è molto importante perché riguarda più di un settore. Quindi credo che quello che viene dato all'Istituto Oncologico a favore di queste iniziative sia in realtà poi risorse che vengono date al territorio della Romagna, perché la ricerca che lo IOR fa con l'IRST porta benefici all'intero territorio. E a proposito di solidarietà, ci spostiamo su tr24.it per un'altra notizia. È partita da Ravenna una missione umanitaria con destinazione Pieve Torina, in provincia di Macerata. Il carico del camion autoarticolato è di 150 quintali di fieno per gli allevamenti terremotati e verrà distribuito dai volontari per destinarlo ai piccoli allevamenti sparsi nelle montagne. L'opera di solidarietà è stata promossa dall'associazione Onlus Il Paese Sant'Antonio per la solidarietà con la donazione del fieno dalla società cooperativa Sopred di Campiano. Bene, continuiamo con il nostro TG. Su Federico Fellini si è detto tanto da una parte, ma poco sul suo essere romagnolo. Allora ci ha pensato Gianfranco Miro Gori, esperto di cinema, che ha presentato il suo libro Le radici di Fellini, romagnolo nel mondo. Ti sei occupato per molto tempo di Fellini. Cosa ti ha spinto a ritornare e a scrivere questo libro? Ma perché secondo me c'era una possibilità di trovare uno spazio che ancora non era stato esplorato. È vero che si è parlato moltissimo del rapporto tra Rimini e Fellini, e Fellini parla molto di Rimini nei suoi film, però nello stesso tempo non esisteva un lavoro organico, un lavoro compiuto su questo rapporto che mettesse assieme la cultura romagnola, il dialetto e il lavoro di Fellini su Rimini. Ecco, io ho cercato di fare questo, di lavorare su aspetti inediti che coinvolgessero delle cose che non erano state affrontate in maniera approfondita. Quindi questo mi ha spinto a fare questo libro, anche perché uno ha la prima cosa che gli viene in mente quando vede un libro su Fellini, dice ancora un libro su Fellini. Beh, in realtà qui io credo di aver detto delle cose nuove. Altre notizie ora con le nostre brevi. Rimini, carabinieri hanno arrestato un 48enne e un 52enne pluripregiudicato per truffa. Il 52enne aveva acquistato una vettura con un assegno contraffatto e una volta in suo possesso l'aveva venduta immediatamente al 48enne, suo complice.
Ravenna dal 5 dicembre sarà possibile ottenere il pass valido 24 ore che consente l'accesso dei veicoli ai varchi Sirio grazie ai parcometri esistenti nelle aree di sosta inserendo il numero di targa e pagando il corrispettivo di 8 euro. Italia, medici, veterinari e dirigenti sanitari dipendenti della sanità pubblica incroceranno le braccia il prossimo 16 dicembre. Ad annunciare il nuovo sciopero generale è l'intersindacale medica che chiede dignità professionale e critica le scelte adottate nella legge di bilancio 2017. Ravenna è stato lanciato ufficialmente l'itinerario turistico dedicato a Dante Alighieri che toccherà Toscana ed Emilia-Romagna coinvolgendo Firenze e Ravenna, le città dove il sommo poeta è nato e sepolto. Il lancio è avvenuto alla Fiera del Turismo Online BTO 2016. La linea passa allo sport per gli ultimi aggiornamenti. Buonasera e benvenuti a una nuova edizione del TG Sport. Dopo l'Andrea Costa Imola tocca allora sì Ravenna a far visita alla capolista della Serie A2 di basket, la De Longhi Treviso. Sentiamo coach Antimo Martino a due giorni dalla sfida del Palaverde. C'è da recuperare le energie e per andare a Treviso, ci arriviamo nelle condizioni migliori, comunque con fiducia, con entusiasmo, con una classifica che ci gratifica. E andremo a Treviso per cercare di fare la nostra partita come facciamo sempre, sapendo di andare ad affrontare una squadra solida, una squadra completa, una squadra che ha tanta energia, centimetri, qualità. Quindi non sarà facile, però abbiamo dimostrato sia in casa che in trasferta di poter giocare e poterci battere con tutti. Dispiace per l'infortunio di Masciadri, che spero non sia e non sarà nulla di grave, però ho molta fiducia nello staff medico, nel dottor Cirilli, con la struttura di Ravenna 33, quindi sono fiducioso che comunque il recupero di Masciadri sarà il più veloce possibile. Passiamo ora al calcio. Servirà il miglior Cesena per fare punti nel posticipo del campionato di Serie B in casa del Benevento. Nel frattempo ha parlato della sfida di lunedì sera il tecnico dei campani Marco Baroni. Vediamo il servizio. Sarà una trasferta durissima per il Cesena, quella di lunedì a Benevento. Quella campana è la squadra più in forma della Serie B. Ha vinto 4 delle ultime 5 partite e al vigorito non ha mai fatto sconti a nessuno. Baroni però diffida da questo Cesena. Dobbiamo veramente mettere testa a questa nuova gara in casa, perché viene una squadra che ha ritrovato salute, ha ritrovato risultati, e quindi insomma è una bella partita, ecco. L'attendiamo con grande voglia. Un Cesena che ha saputo risollevarsi nella sfida all'Avellino e poi confermarsi alla grande contro l'Empoli in Coppa Italia. Sì, io ritorno a ripetere che secondo me è uno dei migliori organici che c'è in categoria, perché se vai a vedere comunque ha giocatori solidi, giocatori di esperienza, giocatori forti. Però ripeto, tocca a noi poi indirizzare la partita su quello che noi vogliamo, e quindi le difficoltà in campo le troveremo, ci saranno sicure, però sono anche convinto che siamo in grado di fare una prestazione importante, è quello che dobbiamo fare. Con 84,8 kg Giuseppe De Domenico del Fight Club Riccione affronterà la scalata al K1 World Grand Prix Euro di scena Tuzla in Bosnia Erzegovina. Nella categoria 85 kg l'atleta affronterà domani al primo turno il padrone di casa Igor Emkic. In caso di vittoria in semifinale il portacolori azzurro, unico italiano in gara, dovrà vedersela con chi la spunterà tra il francese David Radef ed il serbo Nikola Noveski. E con questo è tutto, termina qui il nostro TG Sport. Ricordo per questa sera l'appuntamento con Anteprima Sport. Invece per tutte le altre nostre notizie è disponibile il portale tr24.it oppure il canale 192 Teleromagna Sport. Grazie per l'attenzione e buona serata.
Scopriamo ora insieme che cosa ci attende per quanto riguarda il meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. La giornata di oggi ha visto un discreto soleggiamento su tutta l'Emilia Romagna, ma la situazione cambierà nella giornata di domani. Infatti il weekend inizierà con un aumento della nuvolosità determinato da aria più umida che giungerà nella nostra regione e quindi ci farà passare un weekend grigio su quasi tutto il nostro territorio. Infatti la giornata di sabato inizierà con cieli grigi su quasi tutto il nostro territorio, con qualche debole precipitazione che a metà giornata interesserà dapprima il ferrarese e poi entro la serata la Romagna, però si tratta di precipitazioni davvero deboli e sparse. Per quanto riguarda la ventilazione sarà in aumento soprattutto sulla costa, dove il mare diventerà mosso entro la serata. Le temperature saranno in aumento sulle pianure, soprattutto nei valori minimi che saranno compresi tra più 4 e più 9 gradi, i valori massimi saranno generalmente compresi invece tra 7 e 11 gradi, temperature in calo invece sul nostro Appennino, dove qualche fiocco di neve sarà possibile sulle vette più alte dell'Appennino, ma proprio si tratta di precipitazioni molto deboli. Poi la giornata di domenica sarà molto simile a quella di sabato, con cieli grigi su quasi tutta l'Emilia Romagna. Ultima cosa da segnalare, la probabilità di qualche nebbia soprattutto sulle pianure dell'Emilia centro-occidentale. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. E prima di salutarci facciamo un breve riepilogo delle principali notizie del giorno. Serve dialogo tra istituzioni e cittadini sul delicato tema dell'accoglienza ai migranti, lo dice ai nostri microfoni l'eurodeputato Cécile Kenge a commento della situazione a Borello di Cesena. Banda in manette, arrestati alcuni ladri dell'est Europa, protagonisti di furti a Ravenna e a Forlì, avevano appena rubato 1000 pacchi di sigarette in un bar. 420 milioni per i trasporti sono stati stanziati dalla Regione per il 2017. Si interverrà sia sulle strade che sulla rete ferroviaria. Oltre 22 milioni serviranno per rinnovare il trasporto pubblico locale con nuovi mezzi. Sconfiggere il cancro al seno. Durante la consueta serata di gala dell'Istituto Oncologico Romagnolo sono stati raccolti oltre 35.000 euro per finanziare un nuovo progetto di lotta al tumore. Fellini Romagnolo, un libro approfondisce le radici del grande regista nato a Rimini nel 1920. Sfida a Treviso, per l'ora sì Ravenna, big match nel basket per i giallorossi di coach Martino che domenica affronteranno la corazzata veneta. I programmi di questa sera su Teleromagna canale 14 dalle 21.15 in diretta anteprima sport, Teleromagna News canale 74 alle 21.30 ping pong dal titolo appello finale, poi Teleromagna Sport canale 192 alle 21 volley Vibo Valencia Ravenna, mentre su Teleromagna Mia canale 193 alle 21 la storia di Romagna. Bene, è tutto per quanto riguarda questa edizione serale del nostro telegiornale. Vi ricordo che sul nostro portale tr24.it potete trovare tutte le news. Poi i principali appuntamenti con l'informazione durante il giorno, alle 7.15 la rassegna stampa, poi alle 14 il TG Flash, alle 19.20.30 invece il TG serale. Grazie dell'attenzione e una buona serata. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna.